Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, bentornati nella serie dei nostri tutorial. Oggi volevo fare un tutorial un po' speciale che mi è stato richiesto da un fan, e almeno spero tu sia un fan, perché mi farebbe molto piacere. Vedete comparire il suo commento qui e mi chiede come installare una mod su Minecraft in generale. Allora, premettendo che io farò un tutorial su come installare una mod non di Link 6, ma tanto la stessa cosa. Poi al massimo faccio vedere. Per ora prima faccio vedere questo, poi al massimo faccio vedere quello di Link 6, insomma. Perché me l'ha commentato apposta sotto un video di Link 6, quindi questo tutorial sarà il primo e poi ovviamente ricontinueremo la serie di Mod Maker, ragazzi. Vabbè, comunque, intanto devi procurarti 3 cose. Ovviamente il Kinect Launcher di cui ho fatto un tutorial già per scaricarla, cosa si è buggato, perfetto, ok. Un Kinect Launcher, dopodiché il Forge, cioè la mod che può essere 172, 174, 179, 164, 162, tutto quello che vuoi, e il Forge di quella versione. Per esempio, se la mod in questo caso è di 1.6.4, il Forge dovrà essere di 1.6.4 e funzionerà una volta installato con tutte le mod che ci metterai dentro. Allora, funziona così. Apriamo il Kinect Launcher. Dopodiché, play, edit profile. Vedete, io ho già Forge in 1.6.4. Quindi, voi 1.7.10? Che versione è 1.7.10? Vabbè, lasciamo stare, va. Quindi, per avere anche voi la versione di Forge alla 1.6.4, intanto voi non ce l'avrete ovviamente, dovete andare a fare tasto destro su Forge, poi dovete andare a fare apri con Java 64 bit e vi viene questa schermata. Se dovete installare sul server, fate install server e poi ok. Install client se volete installarlo per il single player. Extract vuol dire estrai i file. Se qua non avete niente, dovrete andare su dove lo volete installare, ovvero roaming nel punto Minecraft e bone. Dopodiché fate ok. Vedete, adesso sta caricando. Vediamo se ci mette tanto o poco. No, forse ce la fa subito. Ma tanto mi dirà che c'è già un altro coso. Ah no, vabbè. Complete, è stato installato. Dopodiché, allora, adesso possiamo subito andare a vedere che è stato installato Forge. Infatti, quando andate su Edit Profile e andate giù, l'ultima versione dovrebbe essere Release Forge 1.6.4 Forge 9.1111. Ok. E poi fate quindi la selezionate e fate Save Profile. Poi dopodiché fate sì, vabbè, dovrete fare Play e vedere. Intanto non, mi sembra che dovrete avere già scaricati i pacchetti da 1.6.4, altrimenti non ve la trova e non la può, come si dice, forgiare, diciamo. Forge non può essere installato. Quindi apriamo il 1.6.4. Mio fratello mi sembra che abbia già combinato qualcosa, perché è un piccolo hacker lui. Vediamo se funziona. Oh, olè. Ecco, sì, infatti, cosa ha installato? La minimappa, la pixel, mamma mia. Vabbè, lasciamo stare, va. Allora, dopodiché, per andare a installare la nostra mod, dobbiamo andare su Start, cliccare per cento, app, data, per cento, fare invio, punto Minecraft. Ci sarà creata una cartella mods. Andiamo qui. Io adesso direi di fare codesto modo, quindi le tolgo un attimo, scusa brother. Metto dentro la Dirty Bike. Dopodiché apriamo il Kinect. Vediamo se va. Tanto andrà per forza perché
Non fa una piega il mio ragionamento. Dovrebbe caricare di meno, ci dovrebbe mettere di meno a caricare perché la Pixelmon è abbastanza pesante. Mi sembra sono tantissimi megabyte, una sorta. Vabbè. Olè, 4 mods, di cui la Dirty Bike. Perfetto, adesso andiamo in single player. Creiamo un nuovo mondo. Mod. Con 3D perché è figo, io la metterei in creativa e farei no, super piatto. Girano strutture on, vabbè, creano un nuovo. Allora, vediamo subito ragazzi. Olè. Ok, perfetto, è stato creato il nostro mondo in creative. Ok, apriamo qui, vedete? Uno di due. Abbiamo quindi due sportelli, cioè due pagine di items, tra cui se sfogliamo avremo la Dirty Bike Mod. Io direi di fare. Faccio vedere solo la diapositiva, vedete che figo. Non sono visto a fare, ecco. E possiamo andare tranquilli. Sentite, sentite, sentite. Sentite. Lo sentite? Aspettate, alzarmi i suoni di Minecraft. Ma si investe i porci? Si può anche saltare, raga, cioè. È strafiga sta mod. Vabbè, comunque, bando alle ciance, ciance le badanti, fa un casino questa roba. Ok, no, si era buggato. No, mi ha preso spavento. Boh. Andava comunque. Vabbè, quindi la mod è stata installata. Io metterei a posto le cose di mio fratello. Scusate, no, scherzo. Lascio Maria lì, se lo farà da solo perché sono egoista. Ovvero, se tu ci stessi riferendo alla versione di Linksys, cioè le mod di Linksys. Noi facciamo, creiamo le mod, no, non ce l'avevo salvata la nazione. Vabbè, comunque, una volta creata la cartella andrà portata anche lei nel %. Anche quella cartella andrà messa nella cartella mod intera, senza fare togliere i file o mettere file, solo la cartella, tutta la cartella andrà messa. Se si ha la versione 1.6.2, ricordati. Quindi il tutorial è finito, spero vi sia piaciuto. Un saluto da me, Disnips. Tanti pollicioni in su, iscrivetevi, commentate, fate tutto il bordello che volete sotto il video. Se volete contattarci, contattate me o sì, contattate me su mi chiamo me Disnips su Skype. E nel caso risolveremo i vostri problemi, oppure scriveteli sotto. Nel caso non aveste Skype, scriveteli sotto nei commenti e io vi risponderò e magari farò video in cui si risolve tutto. Quindi spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Un saluto da me di Znips e noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Bella a tutti, ragazzi!